torna anche quest'anno con i suoi ritmi, i suoi colori e i suoi profumi, la festa multiculturale più partecipata d'Italia, Ritmi e Danze dal Mondo, a Giavera del Montello, nel parco di Villa Wasserman, dal 9 al 12 giugno prossimi. Si inizia giovedì 9 giugno con 600 bambini che parteciperanno a Curiosa Mondo, una mattinata che prevede incontri, giochi e laboratori interculturali. Venerdì 10 a cena con il mondo, una serata ideata da Slow Food Italia. La festa poi aprirà ufficialmente i battenti sabato alle 16 con arte, artigianato, musiche, laboratori e spettacoli. È importante per tutti e due, per conoscere italiani fra stranieri o stranieri fra italiani. Così si avvicini alla persona e lo conosci di più, da lontano non lo conosci. Noi facciamo questo passaggio con la festa attraverso la cucina, musica e roba del danza, incontri. Sì. L'appuntamento più atteso è con lo spettacolo di sabato sera, L'Italia che non so, cartoline d'autore da un paese sconosciuto. Sul palco Natalino Balasso, Lucia Vasini, eclettica attrice teatrale, e Carlo Muratori, cantautore siciliano. Tra le tante sorprese della festa, quest'anno per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Ritmi e Danze dal Mondo ha voluto rendere omaggio alla ricorrenza con un inno nazionale cantato da oltre 300 persone provenienti da più di 20 paesi del mondo. I 150 anni di fondazione dell'Italia ci hanno fatto riflettere sull'apporto che cittadini di altre nazionalità, ma cittadini italiani dal punto di vista morale, continuano a portare per costruire l'Italia come casa comune per tutti quanti. Siamo partiti dal 10 di aprile alla Villa Wasserman a Giavera, cantando insieme l'inno d'Italia, eravamo in 300 di associazioni diverse, di colori diversi, di lingue diverse, capaci di cantare un unico inno italiano con voci diverse, perché la diversità, speriamo, possa essere anche ricchezza. Mentre cantavamo l'inno, mi tornavano due righe, e vederle poi cantare dagli altri, stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. L'Italia ha chiamato per anni lavoratori stranieri a venire qui per contribuire al lavoro e alla ricchezza d'Italia, e qui ci sono venuti anche a rischio di morte, attraversando deserti, attraversando il mare, e anche a morire a volte nei nostri cantieri di lavoro. Sentirlo cantare da loro mi ha fatto davvero emozionare e riflettere. Spero lo faccia anche per molti altri.